Bentornati nel mio canale, oggi facciamo insieme la chiffon cake della mia amica Filomena Strusi. Vi lascio nell'info box il link del suo canale YouTube. Questa chiffon cake è la più alta che abbia mai fatto in vita mia, soffice e profumata, sembra zucchero filato. Facciamola insieme e iscriviti al canale. Per prima cosa setacciamo una bustina di lievito per dolci con 285 g di farina 00. Aggiungiamo 285 g di zucchero alla farina e mescoliamo con una frusta a mano. Ci occorrono 6 tuorli, aggiungiamo 195 g di acqua e 120 ml di olio di semi e mescoliamo per bene con la frusta sempre a mano. Versiamo la farina e lo zucchero in una ciotola molto capiente, aggiungiamo il composto di tuorli, acqua e olio e sbattiamo energicamente e aggiungiamo anche un pizzico di sale. Ora aggiungiamo un po' di aroma vaniglia, mezza fialetta di aroma arancia e la buccia grattugiata di mezzo limone. In questo modo sarà profumatissima. Mescoliamo con tutti gli aromi. Ora con uno sbattitore elettrico o la planetaria montiamo 340 g di albumi con una bustina di cremor tartaro. Gli albumi devono montare a neve fermissima e devono essere duri. Questi, ad esempio, sono ancora molli. Li facciamo ancora montare e ci vorranno all'incirca 10 minuti. Ecco, ora gli albumi sono duri e possiamo iniziare ad aggiungere al composto di uova, sempre con la frusta a mano, dall'alto verso il basso, delicatamente. Non usate la spatola perché fa smontare l'impasto. Aggiungiamo piano piano tutti gli albumi a neve suda con molta pazienza. Assicuratevi che tutti gli ingredienti siano ben amalgamati fino sotto. Ecco qui l'impasto è perfetto, ora con la spatola ripulite i bordi e versate in uno stampo da chiffon cake di 24 cm senza imburrare e neanche infarinare e livellate per bene. Infornate in forno statico già caldo a 170 gradi per 90 minuti.
Capovolgite e aspettate che si raffreddi. Cospargere con abbondante zucchero a velo e servire. Provate la ricetta e fatemi sapere se vi è piaciuta. Ciao!